Ricordiamo le parole di Giorgio Napolitano nel corso dell'occasione pubblica durante la cerimonia per i David di Donatello nel Salone delle Feste del Quirinale. In questa occasione Napolitano ha detto in qualche modo bisogna andare avanti sul lavoro delle riforme, ma soprattutto bisogna liberarsi dagli schemi del passato, ed ha ribadito che il suo secondo mandato è un mandato solo temporaneo legato all'attuazione delle riforme. E Giorgio Napolitano conferma dunque che il suo bis è legato allo sviluppo delle riforme costituzionali, istituzionali, ma anche le altre che ha in campo il governo. E proprio questo richiamo ci porta a riflettere sul ruolo di Giorgio Napolitano in questi anni incerti nella politica italiana, che hanno visto il susseguirsi di diversi governi nati spesso non per volontà popolare, ma per una scelta legata proprio al Presidente della Repubblica. Allora, di questo vogliamo parlare con il professor Paolo Becchi, filosofo, autore del testo Colpo di Stato Permanente per le edizioni Marsilio. Buonasera, professore. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco, se le chiedessimo un po' un bilancio di questo secondo mandato di Giorgio Napolitano, quale sarebbe, professore? Sarebbe è la continuazione di quello precedente. Diciamo che Napolitano è stato chiamato a svolgere un ruolo, quello di salvare quello che restava del sistema dopo il successo delle elezioni di febbraio del 2013 del Movimento 5 Stelle, e un successo che superava qualsiasi aspettativa. E allora, insomma, il potere, diciamo così, ha fatto quadrato intorno a una figura di riferimento, e questa è stata Napolitano, e arrivando già ad una rielezione che fa parte di quel programma che io ho definito nel mio libretto colpo di un pamphlet, niente di più che un pamphlet, però colpo di Stato permanente, perché se è pur vero che la nostra Costituzione non vieta una rielezione del Presidente della Repubblica, è comunque la prima volta che accade, ed accade in una situazione tale per mettere in difficoltà sostanzialmente una forza politica. Insomma, la decisione è stata presa da Bersani, da Berlusconi, il governo delle larghe intese, era questo il significato da cui è partito poi la rielezione di Napolitano. E ora questo processo sta continuando, come abbiamo visto anche dalle recenti dichiarazioni sì. di Napolitano, proprio di questi giorni, dove ha richiamato il fatto che il suo mandato è temporaneo. Grazie a Dio è temporaneo, cioè non è un mandato ancora divino, non è ancora a vita come nelle monarchie assolute, è temporaneo. E che cosa vuol dire? Vuol dire che, insomma, è un ulteriore incitamento a modificare la Costituzione. Professore, dove secondo lei Giorgio Napolitano, se anzitutto secondo lei Giorgio Napolitano ha travalicato i limiti che la Costituzione prevede negli obblighi, nei compiti e nel ruolo del Presidente della Repubblica? Ma guardi, io li ho individuati nel libro, e spero che, insomma, il lettore se ne renda conto. Però il dato di fatto, riassumendo in breve per il programma, il dato di fatto è che il Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento è il custode della Costituzione, il garante della Costituzione. Ora, diciamo il Presidente della Repubblica diventi il picconatore della Costituzione, molto di più di quello che lo era stato in precedentemente Cossiga, no? Questo mette in discussione il ruolo in quanto tale. Con quali azioni avrebbe messo a rischio la tenuta della Costituzione, avrebbe aggredito la Costituzione piuttosto che salvaguardarla? Beh, guardi, insomma, quando un Presidente della Repubblica si pone già nell'ottica di dire che questa Costituzione non va bene e che bisogna cambiarla, è già un primo elemento. Ma ci sono poi degli elementi, dei fatti molto concreti, quando per esempio la Costituzione può essere cambiata, quando professore. Il Presidente della Repubblica ha chiamato per le riforme istituzionali i partiti di maggioranza, escludendo i partiti di opposizione. È vero che poi, rendendosi conto di aver sbagliato, di aver superato
diciamo, quelli che sono i suoi poteri, il giorno dopo ha convocato anche le minoranze, ma proprio il fatto che abbia convocato le minoranze il giorno dopo sta a significare che lui stesso si è reso conto di aver travalicato i suoi poteri. Ma questo è soltanto uno degli esempi che racconto nel libro. Il Presidente della Repubblica è super partes. Quando si comincia a pensare il Presidente della Repubblica come parte della vita politica, già per questo perde, viene snaturato il suo ruolo. Professore, il però in qualche modo qualche analista dice che questo ruolo, come dire, diverso in questi anni di Giorgio Napolitano rispetto a quello che è il ruolo tradizionale del Presidente della Repubblica, quello a cui siamo abituati, nasce da un'esigenza oggettiva, da un vuoto creato dagli stessi partiti. I partiti non sono più in grado di rappresentare gli interessi dei loro elettori e quindi di portare avanti quello che è il lavoro del Parlamento e del governo, quindi subentra una figura conserva la sua autorevolezza. Ma questa è una lettura che io non condivido. Dopo le elezioni di febbraio non avevamo più un sistema bipolare ma un sistema tripolare. Sì. Non si riusciva a formare una maggioranza per poter formare effettivamente un governo stabile, bene, si doveva riandare alle elezioni. Di nuovo. Il dramma non è andare alle elezioni, il dramma è averle evitate e continuare a voler evitare le elezioni. Quindi, ora, secondo lei, dopo febbraio bisognava tornare al voto, non so, dopo 2 o 3 mesi? Con quale obiettivo? La prospettiva era avere un risultato del tutto sovrapponibile a quello di febbraio. Non è assolutamente vero, questo noi non lo possiamo dire, noi non possiamo dire queste cose. Si poteva, quella che era stata l'ipotesi da me allora suggerita, nell'epoca, nel tempo cosiddetto della prorogatio, lasciare il governo Monti e fare una riforma elettorale, non lasciare che fosse la Corte Costituzionale a dichiarare illegittima, fare una legge elettorale e con una legge elettorale conforme alla Costituzione ritornare al voto. Questo sarebbe stato il procedimento democratico. Ma è inutile piangere sul latte versato, ormai non ha molto senso ora questo ragionamento, che cosa si poteva o che cosa non si poteva fare. Sta di fatto che il sistema è stato bloccato, si è coalizzato per cosa? Per bloccare il tentativo di rinnovamento che dal corpo elettorale era emerso. Certo. Perché, insomma... Senta, lei dice in questo libro, professore, che in questo agire di Giorgio Napolitano c'è un altro capitolo che lei guarda con preoccupazione, del quale dà una lettura negativa. Il famoso colpo di Stato ai danni del governo Berlusconi. Secondo lei, fu davvero così che Berlusconi fu estromesso dalla scena politica nazionale, perché c'era nei piani quello di uscire dall'euro? Quindi quello che dice Alan Friedman nel suo libro, lei lo conferma, lo avvalora? Ma guardi, Alan Friedman queste cose le ha dette dopo il sottoscritto. È vero che il mio libro è apparso dopo il libro di Friedman, ma se si legge bene il mio libro si legge anche che il colpo di Stato sobrio, questa tesi io la avanzai nel gennaio del 2012. Sì, c'erano dei testi, degli articoli. Solo che allora mi avevano preso per matto quando avevo sostenuto questa tesi. Ero stato ridicolizzato scrivendo questo articolo. Ahimè, poi si è rivelato, con tutte le cose che nel frattempo sono emerse dal libro di Friedman, dalle dichiarazioni del ministro, dell'ex ministro del tesoro americano, si sono nettamente confermate. Però la tesi io l'avevo già sostenuta allora. Comunque, indipendentemente da questa, a me non interessa, il dato di fatto saliente è che nell'estate del 2011 è cominciato il colpo di Stato permanente, proprio con il tentativo, utilizzando lo strumento dello spread, di far cadere il governo Berlusconi. Cioè, lo spread è stato usato ad arte, è cresciuto in maniera fittizia? Ma è del tutto ormai riconosciuto da più fonti. E distruggendo le aziende di Berlusconi e manovrando sullo spread, Berlusconi è stato costretto alla dimissione. Credo che anche lui ormai lo abbia riconosciuto. Io non ho seguito le sue ultime dichiarazioni, però credo che anche lui stesso abbia riconosciuto che si diede le dimissioni, ma che non furono libere quelle dimissioni. Beh, certo. Teniamo presente la polemica è stata... che non c'è stato voto di sfiducia. Lui ha dato le dimissioni e abbiamo avuto il giorno dopo Monti, eletto Monti
subito nominato nel giro di 24 ore senatore a vita, con un colpo di Stato dopo l'altro. Non c'era alcun bisogno di farlo senatore a vita senza neanche iniziare una procedura come si fa in questi casi. 24 ore nominato senatore a vita, 24 ore il nuovo governo, senza alcun passaggio parlamentare. Noi dal 2011 abbiamo avuto diverse crisi di governo, no? Sì. Ma tutte senza una parlamentarizzazione della crisi di governo, tutte decise così dal Presidente della Repubblica senza nessun passaggio del voto di sfiducia. Non c'è stata sfiducia nei confronti di Berlusconi, non c'è stata sfiducia nei confronti di Letta, non c'è stata neanche, Bersani non è riuscito neanche andare a prendersela la sfiducia. Questi dati di fatto stanno a confermare che ormai viviamo in questa situazione di colpo di Stato permanente, che forse sarà concluso con la botta definitiva, cioè con la riforma del Senato e quindi diciamo così il superamento della nostra attuale forma di governo parlamentare. Quello sarà l'ultimo capitolo di questo colpo di Stato, lei dice. Professore, esatto. Dobbiamo purtroppo lasciarla. Un'ultima valutazione, come cambia questo scenario, se lo cambia, la condanna definitiva nei confronti di Silvio Berlusconi nell'agosto scorso? Beh, è quello che ha fatto saltare un po' tutti gli orientamenti, perché tutti gli equilibri che c'erano, e che ha comportato poi la frammentazione della destra, l'uscita di Alfano, eccetera. Era una cosa inattesa, probabilmente le larghe intese sarebbero continuate ad andare avanti con Letta senza nessun problema. Quello ha creato, la magistratura diciamo ha creato un ostacolo alle forze politiche che ormai si stavano riorganizzando. Letta poi era in una situazione di debolezza e sicuramente si stavano preparando le elezioni europee, e un'affermazione schiacciante del Movimento 5 Stelle sarebbe stato per il potere costituito drammatico, da qui la necessità di sostituire in un baleno di nuovo con un tweet, come si usa fare oggi, non con la sfiducia parlamentare, Renzi, e così ci siamo trovati ora lui. Come si esce da questa condizione di colpo di Stato permanente? Ah, guardi, io non so come, non faccio profezie, mi auguro che non vada in porto questa idea del Senato così come è stata disegnata da Renzi. Cioè, cosa avremo alla fine? Si insiste sulla governabilità, no? Sì. Il nostro problema è che perderemo completamente qualsiasi elemento di rappresentatività nel nostro ordinamento. Per salvaguardare la governabilità, alla fine avremo un Parlamento di nominati, un Senato neppure di eletti, che non sanno anche bene che cosa faranno, eccetera, in modo tale che alla fine che cosa succederà? Che il Parlamento, la Camera, non farà altro che ratificare decisioni già prese dal governo. Questa è la rottura di qualsiasi equilibrio costituzionale, la fine del colpo di Stato permanente, la realizzazione di un sistema completamente nuovo, sicuramente autoritario, e io lo vedo come un pericolo. Quello che succederà non lo so. Staremo a vedere. Intanto grazie per questa analisi al professor Paolo Becchi. Ricordiamo il suo libro da poco uscito, Colpo di Stato Permanente, cronache degli ultimi 3 anni, per le edizioni Marsilio. Buonasera professore, arrivederci. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie, arrivederci. Arrivederci.